Siamo a Verona, al Vinitaly, salone dei distillati e dei vini, e qui è l'appuntamento annuale che dobbiamo rispettare per presentare i nostri vini prodotti. Cent'anni nel nome, ma un futuro che vuole passare il secolo con le generazioni che si ritrovano oggi e si ritroveranno domani in vigna e a tavola insieme. Col passo delle stagioni, l'azienda agricola biologica marchigiana del Piceno, in località Montefiore, ha puntato sul territorio come riferimento e sulla famiglia come energia e linfa vitale. L'azienda agricola Vini Cent'anni, con certificazione biologica, cura i propri vigneti e il proprio vino seguendo la migliore sapienza vitivinicola. Tutto all'insegna del biologico. Sì, esatto, biologico è il nostro mantra, ci crediamo da sempre, da 20 anni oramai certificati biologici, significa quindi salvaguardare il territorio, non avere pesticidi nei vini, controllo dei solfiti, quindi rispetto territorio, ambiente e persona. Alla capacità produttiva affinata nel tempo si affiancano strategie commerciali che hanno anche un alto contenuto culturale. Apprezzate anche le degustazioni libere? Certo, tutto fa mercato e tutto fa brand per noi, quindi sia chi vuole assaggiare un vino che non ha mai provato, ma chi si vuole mettere seduto e parlare proprio per inserire i nostri vini in carta. Questi presupposti di un'avventura di famiglia che guarda al futuro. Sicuramente è l'annata più difficile che ho ricordato nella mia carriera di viticoltore. Ha piovuto molto l'anno scorso, maggio-giugno, e non è stato facile controllare le malattie, soprattutto in biologico. La nostra fortuna comunque è stata la conduzione familiare, quindi molto più spesso in gambo, grazie a mio padre tutta l'esperienza che ha messo in gambo per poter salvare i nostri vigneti, e comunque nonostante tutto la situazione è brutta, siamo riusciti a ricevere 15 diplomi e a essere selezionati in guida come vini biologici di referenza italiana. Biologica da sempre, la ditta di Giacomo Cent'anni, ereditata dal padre Mario, ha conquistato il mercato e la partecipazione al Vinitaly di Verona con lo stand Vini Cent'anni, apprezzatissimo da appassionati stranieri e italiani, conferma il successo delle strategie aziendali. La coltivazione biologica è un tratto distintivo dell'azienda picena. Quest'anno, oltre all'annata che è stata un po' particolare, difficile, però siamo riusciti a trarre il meglio da quello che abbiamo ricevuto, abbiamo tirato fuori il nostro nuovo vino, che è il rosso a servire freddo. Una vinificazione mista di uve bianche e uve rosse, e ci sta dando un grande risultato. Un vino che dà un corredo aromatico particolare, perché andiamo dalla frutta gialla e bianca delle uve bianche per arrivare a quella rossa e nera. E questa è la novità di quest'anno. Siamo nella parte sud delle Marche, nella zona dell'Offida Passerina, Offida Pecorino, quindi sono questi i nostri cavalli di battaglia, i vini più venduti. E quello che sta dando un grande risultato sono i pecorini e soprattutto le annate vecchie. Abbiamo visto che abbiamo raggiunto i migliori punteggi con le annate vecchie, quindi è un vino su cui puntare se vogliamo avere uno storico dell'azienda e alzare il target del vino nelle nostre, diciamo, cantine nella parte sud delle Marche.